Umbria 24. È mercoledì 11 settembre, io sono Chiara Putignano e questo è Umbria 24 Daily, le principali notizie dalla tua regione. Seguici su Spotify, YouTube, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme per l'ascolto, dove vuoi, quando vuoi. In apertura il giallo di Fratticciola Selvatica, è il tempo l'incognita che incide di più sul caso il giorno dopo la tragedia. Mentre si attendono gli esami autoptici e quelli balistici, gli inquirenti indagano per confermare o meno il quadro dell'omicidio-suicidio. Sentiamo Maria Giulia Pensosi. Un lungo grande silenzio dopo i colpi di fucile, interrotto dalle urla di un uomo, il fidanzato della donna più giovane che ha perso la vita, trovatosi i cadaveri davanti ai suoi piedi mentre provava ad entrare nella villetta di campagna. È martedì mattina. Il giorno dopo del giallo di Fratticciola Selvatica, l'incognita che maggiormente incide è il tempo. Da quanto si apprende dal fidanzato di Elisa Scoccia, lui non aveva contatti con la sua compagna da sabato, quando avrebbe provato a contattarla senza ricevere risposta. Sembra sempre più probabile che il presunto omicidio-suicidio compiuto dal padre in preda ad un raptus che è valso il destino della figlia e della moglie oltre che il suo, risalga ad ore prima o giorni prima, probabilmente a domenica, ma persino a sabato. I due giorni nei quali dei testimoni raccontano di aver sentito dei colpi di arma da fuoco. L'autopsia potrà confermare o meno l'ipotesi della morte antecedente di molto al ritrovamento dei cadaveri. Il cadavere del padre, Enrico Scoccia, è stato trovato sulle scale, il colpo d'arma da fuoco alla gola e il fucile vicino. La madre, Maristella Paffarini, freddata sul lettino prendisole. La figlia, poco distante da lei, colpita alla schiena. Mentre si attendono anche i risultati degli esami balistici del caso, in queste ore gli inquirenti stanno tentando di confermare o meno il quadro di un raptus che avrebbe portato l'uomo a compiere questa tragedia. È questa la pista principale di chi indaga e che è impegnato a trovare il movente. Continuiamo con la cronaca. Nel pomeriggio di oggi a Spoleto c'è stato un incendio in un distributore di benzina. Il bilancio è di uno ustionato e 3 auto bruciate. Il 60enne rimasto ferito è stato raggiunto per pochi istanti dalle fiamme ai piedi e alle gambe. Da stabilire l'origine del rogo. Per maggiori dettagli www.umbria24.it. Continuiamo con la cronaca. Incendio in un capannone a Bettona adibito a deposito di materiali. I dettagli con Elby Scarini. Una colonna di fumo, visibile per chilometri, si staglia sulla Valle Umbra, dove mercoledì mattina, intorno alle 10.30, ha preso fuoco un capannone adibito a deposito nei pressi di Bettona. Stando alle prime informazioni fornite dal comando dei vigili del fuoco, l'incendio si sarebbe scatenato nell'immobile posto sotto sequestro, all'interno del quale sono stoccati rilevanti quantitativi di toner. Il rogo, pertanto, si pensa potrebbe aver coinvolto del materiale pericoloso. Le fiamme, tuttavia, sarebbero state circoscritte e domate, ma proprio per la potenziale presenza dei toner, i vigili del fuoco stanno attendendo il raffreddamento della struttura, a cui seguiranno le operazioni di bonifica. Da stabilire anche le cause dell'origine dell'incendio. Sul posto anche personale di ARPA e dell'azienda sanitaria locale. Oggi a Perugia è stato il giorno del debutto ufficiale da presidente di Javier Faroni, nuovo numero uno del club biancorosso. Ci racconta tutto Daniele Bovi. Niente proclami roboanti, toni misurati, parole accorte e la pressione sui tasti giusti. È stato un Javier Faroni in un certo senso politico, quello che si è presentato stamattina al Curi per la sua prima conferenza stampa da nuovo presidente del club. Faroni ha spiegato che la situazione economico-finanziaria del club è abbastanza delicata, ma che questo aspetto viaggerà di pari passo con quello sportivo. Senza equilibrio e stabilità, ha detto, non arriveranno risultati sportivi. Faroni ha ringraziato la sindaca Vittoria Ferdinandi, chiamando a raccolta tutta la città, dalle istituzioni ai tifosi, assicurando che il suo non sarà un grifo con un uomo solo al comando, ma un club aperto in cui lavorerà una squadra formidabile. Un ringraziamento è andato anche a Santo Padre, che non avrà ruolo in società. Había tenido oportunidades antes y durante el proceso. Sì, allora durante le trattative io ho avuto varie opportunità di acquisire club in tutto il mondo e anche in Europa, ma un giorno sono venuto qua come turista con mia moglie a Perugia, visto che c'era comunque questa possibilità, ho voluto dare un'occhiata alla città e poi dopo ho avuto modo di percorrere le strade, di parlare con la gente, di sedermi in un ristorante, in un bar, a parlare con questa gente che non sapeva chi fossi e perché che ci fosse la possibilità che io potessi acquisire questa squadra e l'impressione che ho avuto, mi sono detto subito, è qui, questo è il posto giusto.
Voltiamo pagina, sono 50 i lavoratori che la fabbrica Faurecia ha dichiarato in esubero nel sito di Terni. L'azienda che produce marmitte per l'automotive attiverà prossimamente una campagna di incentivi all'esodo, secondo un accordo sindacale in via di definizione. Sulla base della volontarietà all'uscita che i dipendenti esprimeranno, il taglio riguarderà 37 operai e 13 impiegati. Una perdita davvero significativa per il tessuto produttivo ternano lungo una filiera, quella del tubo, attenzionata da tempo per le difficoltà di sopravvivenza. Conterà la pena ai domiciliari per il reato di estorsione il poliziotto di Terni denunciato un anno fa dalla donna alla quale chiedeva continuamente denaro in cambio di favori. I dettagli a cura di Marta Rosati. Ha patteggiato 4 anni ma non andrà in carcere il poliziotto di Terni accusato di estorsione. Per il 52enne il giudice Barbara Di Giovanni Antonio ha disposto la pena sostitutiva. L'uomo sarà sottoposto a detenzione domiciliare con possibilità di andare al lavoro. A sporgere denuncia nei confronti dell'uomo un anno fa una donna di origine albanese alla quale chiedeva insistentemente denaro. Secondo quanto ricostruito, i due si conoscevano da tempo e l'agente, per la sua posizione lavorativa, millantava favori resi alla 42enne per le sue attività di ristorazione o per altre faccende burocratiche legate a esigenze personali. Le richieste di soldi si sono fatte via via più insistenti fin quando la donna non si è rivolta ai carabinieri. Il poliziotto, che in un primo momento era ai domiciliari e contestualmente sospeso dall'attività lavorativa, recentemente aveva solo l'obbligo di firma come richiesto dal suo legale, l'avvocato Dino Parroni. Restiamo sulla cronaca con una raccolta delle principali notizie della giornata. Sentiamo Vincenzo Diocleziano. Droga e violenza continuano a segnare le cronache umbre. A Perugia, un uomo tossicodipendente è stato arrestato dopo aver rincorso la madre per casa in un disperato tentativo di ottenere soldi per la droga. La donna, terrorizzata, ha chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute fermando l'uomo. A Spoleto, la polizia ha bloccato un pusher che nel tentativo di fuggire all'arresto ha buttato la droga per terra. Nonostante questo, gli agenti lo hanno fermato e arrestato. In un'operazione separata, un 44enne è stato trovato in possesso di quasi 600 dosi di cocaina e oltre 9.000 euro in contanti, finendo dietro le sbarre. A Terni, invece, momenti di tensione alla stazione ferroviaria, dove un uomo ha colpito con una testata un agente di polizia. Le forze dell'ordine sono state costrette a utilizzare il taser per immobilizzarlo e metterlo in sicurezza. Segno più per le esportazioni umbre nei primi 6 mesi del 2024, ma con un quadro differente a seconda dei settori. Sentiamo Daniele Bovi. Nei primi 6 mesi dell'anno, le esportazioni dell'Umbria sono cresciute di quasi il 7% rispetto al primo semestre di un anno fa. A segnalarlo è l'Istat nel report in cui si fa il punto sull'export delle regioni. In termini assoluti si tratta di 1 miliardo e 664 milioni di euro, 219 milioni in più rispetto a un anno fa. Il quadro è però differente a seconda dei settori. Un peso notevole lo ha, come sempre, l'acciaio ternano. Per i metalli di base, il calo nel primo semestre è stato del 7%, mentre per l'agricoltura si parla di un 32% in più e per alimenti, bevande e tabacco del 24%, cifre simili anche per l'abbigliamento. Segno meno invece per legno e mobili, mentre stabili sono le esportazioni di macchine e apparecchiature. A livello nazionale, export pressoché stazionario per il nord-ovest e il nord-est, con un lieve aumento per il centro e una flessione per il sud e le isole di quasi il 4%. Chiudiamo con la cultura. A Terni, da giovedì 12 a domenica 15 settembre, torna l'Umbria Jazz Weekend. Una 4 giorni a tutta musica con 53 eventi, 12 band e 9 location. Il vasto programma della Kermesse offrirà 2 proposte provenienti dall'Africa. Per gli amanti del jazz invece ci sarà il quartetto del grande chitarrista Peter Bernstein, con special guest il sassofonista Pietro Torici, poi Danilo Rea e anche la swing band di Nico Gori. E ancora, durante l'Umbria Jazz di Terni ci sarà anche Sam Paia, i Love Sick e Funk Off. Per scoprire il programma completo e tutti gli ospiti, www.umbria24.it. Queste erano le notizie della giornata. Per approfondimenti potete trovarci su tutte le piattaforme social e su www.umbria24.it. Grazie per l'ascolto, Umbria 24 Daily torna domani. Questa è una produzione Umbria 24, speaker montaggio e ottimizzazione Chiara Putignano, supervisione e coordinamento Maria Giulia Pensosi, sigle e musiche Cristian Botti e Francesco Biccheri.